Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Come state? Spero bene. Oggi sono qui per parlarvi di una nuovissima notizia di calciomercato per quanto riguarda il nostro amato Lecce. Prima di parlarvene, però, chiaramente vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Allora, ci serviva chiaramente un rincalzo, un'alternativa sulla fascia destra, un vero e proprio vice strefezza. E Corvino è riuscito a comprarlo. Si tratta di Lamech Banda, attaccante 21enne della nazionale dello Zambia. Arriva dal campionato maggiore dell'Israele, dove ha disputato ben 57 presenze, segnando 10 gol e fornendo 4 assist. E ovviamente, come detto, un ala destra, che è il suo ruolo principale, ma potrebbe anche fare. L'ala sinistra, infatti, spesso e volentieri è stato schierato dal suo allenatore su quella fascia e lui rientrava sul destro per poter concludere col suo piede migliore, un po' come faceva Robben. Che dalla destra rientrava sulla sinistra e calciava sempre col mancino. Quindi, eh, con l'ha comprato spendendo circa 2 milioni di euro. Il contratto è invece di 500.000 euro annuali per 5 anni, quindi un contratto a lungo termine per la Mechband A e siamo riusciti a, a superare la concorrenza sia del Basilea che della Locomotive Mosca sono molto contento perché sembra davvero un giovane molto molto interessante alto 1,69 m quindi comunque anche abbastanza agile e tecnico quindi questo colpo quasi sicuramente chiude il mercato in entrata per quanto riguarda la fase offensiva del nostro Lecce perché abbiamo Di Francesco, Listoschi, Di Mariano anche se non sappiamo se è Di Mariano rimanga oppure vada via legandosi ad un'altra squadra abbiamo Sisè, Colombo, Pablo Rodriguez, Strefezza e adesso la Mec quindi fase offensiva siamo bene, a centrocampo pure in difesa, in difesa bisogna rinforzarsi subito perché è tuia, c'è Ciucci, Calabresi che si sì, potrebbe fare il centrale anche se il terzino è il suo ruolo migliore, stessa cosa per Baschirotto che diciamo nelle sue caratteristiche anche fisiche no? lo vedo meglio come centrale che come terzino però vedremo un po' come andrà questa situazione, spero che Corvino e Trinchera riescano a portarci dei difensori magari giovani, rapidi, che riescano a bloccare le ripartenze veloci degli avversari, ci sentiamo in un prossimo video, forza Lecce sempre e ciao a tutti!